Signori miei, all'interno di questo video passeremo 100 giorni all'interno di un manicomio su Minecraft. Vi è piaciuto davvero un sacco quando abbiamo passato 100 giorni all'interno di una prigione, e questo qua non sarà da meno, state certi. Allora, innanzitutto qua deve entrare, quindi vi voglio carichi, perché dobbiamo superare almeno per questo video, se volete altri video dove passo 100 giorni all'interno di una situazione stranissima, almeno, e ripeto, almeno 15.000 like. Quindi lasciate like in questo momento e ovviamente non perdetevi tutte le varie novità del canale attivando la campanellina delle notifiche. Ok, set me free. Ok, allora, credo di essere entrato, ma la cosa che non comprendo è dove sono. Ok, credo che tipo forse sono entrato all'interno del manicomio. Oddio! Ok, ragazzi, che cos'è questo suono? Raga, non vedo niente. Non vedo niente, ragazzi. Allora, non so se lo sapete, ma i manicomi non sono... li hanno chiusi. All'interno del... cioè, nel mondo, oggigiorno, nel 21esimo secolo, nel 2021, non c'è nessun manicomio attivo. Appunto, se ci pensate, la maggior parte delle zone infestate sono proprio dei manicomi. Perché semplicemente sono delle zone inagibili, non più utilizzate. E ora io sono all'interno di uno, all'interno di Minecraft, che credo che questo qua potrebbe contenere diverse cose che a noi non potrebbero effettivamente piacere. Tra l'altro, molte di queste zone sono chiuse. Cioè, vedete, sono tipo delle porte dove non portano niente. Ok? Mi serve un giornale, mi dice la mappa. In che senso mi serve un giornale? Dove cavolo mi trovo in questo momento? Non vedo nulla. È come se effettivamente, non lo so, la mia vista sia sfocata, annebbiata dalla paura. Non so, cos'è questa cosa? È un occhio per terra, che schifo. Ok. Qua, guardate, sono proprio all'interno del manicomio. E credo che già sta passando la giornata numero uno. Perché, oddio, cos'è questa cosa? Io non so se riuscirei veramente a passare 100 giorni all'interno di questa zona strana. Questi sono degli occhi, ragazzi, ma non credo che mi possano servire a nulla. Sembra che tipo mi stanno seguendo quasi. Sembra una situazione alquanto critica. Qua c'è una libreria. Come se veramente tipo, non lo so, i pazienti li facevano leggere all'interno di questo manicomio. Per, non lo so, in un certo senso liberarli dalla loro catene, dalle loro catene mentali che avevano. Dato che, ragazzi, l'ospedale psichiatrico, nonché detto anche manicomio, è proprio un ospedale dove ci stanno tutte queste cose. Comunque, a me servirebbe effettivamente. Ma queste, ragazzi, c'era prima queste... questi tappeti c'erano prima? Io non credo. Non credo, onestamente. Ok. Ok. Non comprendo. Dove devo andare? Sembra che tipo, non lo so, mi sono chiuso da qualche parte. Ho trovato un giornale, forse era quello. Era un enchanting table in realtà. Rip Jimmy Stephens. Cosa? Ok. In teoria questo era solamente l'intro. Quindi andiamo subito. Oddio! Sentite l'atmosfera. Noi dovremmo passare 100 giorni qua dentro. Già è passato il giorno 1 e siamo al giorno 2. Oddio. Oh mio Dio. Questa cosa non mi piace. Ad esservi sincero, questa cosa non mi piace. C'è un modo per entrare. Devo trovare un modo per entrare, voglio vedere se posso entrare. Anche perché mi devo riparare dalla pioggia, per forza. Qua sembrerebbe che ci sia, non lo so, una cassetta delle lettere. Posso entrare, ragazzi, guardate, come vi ho già detto, questa zona è completamente disabitata. Non c'è più nulla, perché i manicomi non sono più legali. Ci sono gli ospedali psichiatrici, dove le persone le aiutano. Invece qua, tanto tempo fa, nessuno aiutava i loro pazienti. Appunto, li chiudevano in questi manicomi. Proprio sono delle zone che non hanno una sorta di guarigione, i manicomi, capito? I manicomi servono una, sono come una sorta di prigione che però non ti insegna nulla, ti insegna solamente a vivere con te stesso all'interno delle tue catene mentali. Guardate, lì c'è un quadro, sembrerebbe che sia una casa. Qua ho trovato un po' di cibo che potrebbe servirmi, a dirvi, ad esservi sincero. Oh, porca miseria, guardate. È come una sorta di strada. Probabile che questa
casa sia all'interno del nostro quartiere, dove appunto c'è questo manicomio. Guardate quanti ettari e ettari di terreno che ha questo manicomio. Probabile che lo utilizzavano, non lo so, per tenere i loro pazienti, se si possono chiamare così, dato che io li chiamerei più come delle cavie. Li tenevano a camminare per un po' nella... come si chiama? Nel giardino. Comunque qua sto notando che è proprio una cucina gigante questa. E pensare che siamo già al giorno 2. Ma questo mi ricorda... Sapete cosa mi ricorda questa zona? Mi ricorda proprio la biblioteca. La biblioteca. Quella dove ero prima. Dove ho trovato il giornale. Dove ho letto di questo tizio che è morto. Di Stefan roba strana, non lo so. Era un tizio morto. Abbiamo visto la lapide prima. Ma io non capisco cosa siano queste cose per terra. Sembrano degli occhi. Guardate, era proprio qua. Era proprio qua, ragazzi. Era questa la zona. Era proprio questa la zona. Ma non credo che debba far nulla qua io. Guardate, guardate la zona. Io devo andare di sopra, ragazzi. Devo andare sicuramente di sopra. Devo andare sicuramente di sopra. Giorno 15. Ho passato 15 giorni di Minecraft per capire effettivamente cosa stava accadendo qua sotto. E sembrerebbe che il piano terra non ci sia nulla di strano, se non per una stanza. E adesso ve la faccio vedere io. Guardate qua. Questa stanza. Cosa sono? Cos'è? Perché c'è della terra? Oppure è terra questa? A me non sembrerebbe terra, per lo più sembrerebbe della cacca. Sembrerebbe proprio la cacca che utilizzavano per, non lo so, per metterle insieme tutte le cacche dei loro pazienti che stavano al manicomio. Che schifo. Adesso mi sono preso di coraggio dopo 15 giorni e andiamo al piano di sopra. Qua vedo delle frecce che sembrerebbe che indicassero proprio questo... Questa sorta di manufatto strano. C'è un blocco di diamante, un blocco d'oro. Non lo so, sembra un quadro. Che posto strano. Una cassa vuota. Una leva. Ho attivato qualcosa, non lo so. E forse non lo sapremo mai. 15° giorno in questa zona stranissima. Mi viene voglia di mettermi le mani nei capelli. Cosa c'è qua dentro? Ok, qua sembrerebbe che ci sono tipo dei bagni. Dei bagni. A fianco a un bagno c'è subito dopo una... Cos'è? Perché c'è un bagno? Ho capito, questa è una sorta di cella per tenere a bada i loro clienti, tra virgolette, le loro bestie infernali. Perché vedete, c'è il bagno insieme al letto. Che schifo. Perché tutti i manicomi, ragazzi, sono gli stessi. E questo anche su Minecraft. Ce lo sta facendo ben capire proprio l'architetto che ha ideato questa sorta di struttura strana. Ok, andiamo avanti. Qua trovo un buon po' di cibo. Ho paura di capire e sapere. Qua c'ho la testa, non mi sta piacendo questa zona. Questa zona veramente non mi sta piacendo. Più avanti andiamo, più effettivamente noto che potrebbe esserci qualcosa. Che più vado avanti, più non mi piace. Del letto. Io sto tentando di rovistare in tutte le stanze, ma sembrerebbe qua non ci sia niente. Sembrerebbe che non ci sia nulla. Andiamo, ritorniamo, andiamo indietro. Ok, siamo al 30° giorno. Dopo 30 giorni stiamo andando in questa zona della casa. Sembrerebbe una zona molto molto strana. Allora, ad esservi sincero, io mi sono un po' documentato sul creatore di questa mappa e non mi è piaciuto tanto quello che ho trovato. Per lo più ho trovato una situazione veramente tragica. A quanto ho capito, chi ha ideato questa mappa era sotto effetto di qualche sostanza. È probabile che stia entrando all'interno di una zona mentale del cervello della persona che ha ideato questa sorta di manicomio. A me sembrerebbe un manicomio normalissimo, ma a me non mi sembra... A me sembra veramente strano. Sapete cosa sto notando io? È che questo manicomio è pieno zeppo di robe per terra. Ma oltre questo, dei banner.
I banner potrebbero significare tante cose, come, non lo so, una situazione negativa del creatore della mappa. Ad esempio, metteteci caso, ok? Il banner nero può significare, non lo so, un percorso della vita dell'architetto che ha ideato questa mappa. Non lo so, una situazione della vita tragica, traumatica, spietata. Mentre questi bianchi possono significare, secondo me, anche qualcosa di carino, qualcosa che gli è successo e però in realtà è stato un bene per lui. Sto notando che questi banner sono sempre vicini a delle stanze. Vedete, questa è una stanza, è una stanza piccola e c'è il banner bianco, mentre durante il corridoio, nelle stanze più grandi, c'è dei banner neri. Quindi, secondo me, significa che veramente questa zona... Significa che il creatore della mappa ha avuto sempre dei momenti della sua vita, dei problemi giganti, giganti come la stanza di questa zona, ok? Questa stanza gigante. Però ha avuto anche piccoli momenti, come quella zona lì, dove c'è il banner bianco. E se lo, cioè, guardate, appunto, ogni volta che siamo in una zona stra aperta, ci sono dei banner neri. Può essere che magari effettivamente sto un po' speculando io, ma sto arrivando ad un punto dove sto avendo veramente paura. Non sto più capendo nulla. Ovviamente vi invito a lasciare like e arrivare almeno a 10.000 like. Questa zona non mi sta piacendo e voglio onestamente andarmene via. Vedete, qua c'è un banner bianco che non significa per forza la zona, ma significa anche proprio dove ci stiamo andando a infilare. Magari più avanti andiamo, qui ci sono dei banner bianchi. Qua ci sono altre stanze. Le stanze sono uguali a tutte le altre. Teschio dello scheletro Wither. Come se, non lo so. Non lo so, ci sono delle leve anche per terra. Guardate, questa zona c'è un banner bianco. Che situazione assurda. È incredibile. Non riesco a comprendere. 67esimo giorno. Sono stato qua in questa mappa di Minecraft per almeno 67 giorni. Giorni di Minecraft, ovviamente, quindi sarà passata più o meno un'ora, due orette. E devo dire che più entro in questa mappa, più inizio a manifestare delle sensazioni veramente strane. Tipo, non lo so, appena esco da Minecraft inizio ad avere dei formicoli per tutta la schiena. Non comprendo e non capisco. Comunque andiamo di sopra. Siamo arrivati al 67esimo giorno. Qua c'è un banner bianco. È molto strano vedere un banner bianco in questa zona gigante. Sembrerebbe che questa zona almeno sia verso la felicità del creatore della mappa. Magari la zona di sotto è stata proprio la zona più tenebrosa, la zona più disastrosa della sua vita. Mentre di sopra siamo in una zona più tranquilla. Una spugna? Questa spugna non sta da nessuna parte, eh? È la prima volta che la vedo. Sempre del cibo. Sempre del cibo. Come se, non lo so, lui volesse in un certo senso avere sempre bisogno di mangiare. Come se avesse una sorta di... Perché questa stanza è chiusa? Non lo so. Probabilmente che mi sto solamente facendo prendere la mano. Basta. Non lo so, ragazzi. Più avanti vado, più sembra che questa mappa la riesco sempre a comprendere di più. Andiamo avanti. Cosa c'è qua? Mi sembrerebbe che non ci sia nulla. Andiamo al centro. E andiamo a vedere se c'è qualcos'altro che mi sono scordato. Dall'altra parte dobbiamo andare lì in fondo. Qua almeno al giorno 80 dobbiamo entrarci. Intanto andiamo qua. Ma qua non c'è niente se non le stesse cose che abbiamo visto prima, ragazzi. Sicuro. Ma credetemi. Cibo, ancora e ancora cibo. Un sacco di stanze, sono sempre le stesse, non c'è nulla. Allora, qua c'è da studiare un attimo la zona. C'è un osservatore che guarda questa zona qua. In questa zona c'è una roba dell'end che ci... Non lo so, mi fa ricordare la fine.
Mentre qua c'è un banner bianco e qua una spugna. Sembrerebbe che lui abbia visto sempre e solamente la spugna. Qua c'entra una spugna. Forse tipo... Ma certo, forse alla fine dei suoi giorni è stato un periodo felice per lui. La fine della sua vita l'ha reso libero, quindi una cosa positiva. Per questo c'è un banner bianco in quella zona lì. E lui ha visto solamente quello. Guardate quanti banner bianchi che ci sono tra di loro. Andiamo avanti. Ok, ora io stacco un attimo. Io rimango sempre all'interno di Minecraft, non so se lo sapete, ma io ho una teoria che secondo me più rimani all'interno di una zona di Minecraft, ovvero all'interno di una mappa, più le cose cambiano, più le cose si manifestano in maniera diversa. Quindi adesso aspetterò per almeno 30-40 minuti e arriviamo al giorno 80. Giorno 80, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ok. È una stanza piena di porte. Sono sicuro che questa stanza prima ancora che fosse arrivato il giorno 80 non c'era. Lui ne sono certo. Cosa c'è qua? Un meccanismo. Probabile che non riuscirò mai a comprendere al 100% tutto quello che sto notando, tutto quello che sto vedendo. Ma almeno ho compreso che ogni volta che arriviamo in una zona con dei banner, questa zona possa significare qualcosa per il creatore. Guardate quanta redstone. Quanti macchinari. Probabile che gli piaceva magari qualcosa di costruire. Magari che gli piaceva al creatore della mappa, non lo so, una sorta di meccanica. Piaceva la meccanica. Forse questa è l'ultima stanza, ragazzi. Siamo arrivati all'ultima stanza. Ok, entriamoci. Però aspettiamo il giorno 100. Giorno 100. Siamo all'ufficio di chi ha fatto la mappa. Ragazzi, fino ad adesso tutte le ceste sono state stradisordinate. Questa qua è l'unica ordinata. C'è della carne a sinistra, delle mele a destra, del pane al centro, qua nei lati. E qua ci sono, c'è un X di biscotti. Come se ci di... Non lo so. Non saprei spiegarmelo onestamente. Sembra molto strano. Sto diventando pazzo comunque a giocare questa mappa, onestamente, ragazzi. Sto buttando un botto di idee che potrebbero significare un botto di cose assurde. Strane. Non lo so, io... Che cacchio che mi ha buttato da lì sopra?